No, io faccio fatica innanzitutto a definire irrisoria l'IMU. 25 passa per cento gli italiani hanno pagato circa 1000 euro di IMU, lo pagheranno di nuovo quest'anno, l'anno prossimo, eccetera. E non è irrisoria, perché non è una tassa una tantum, anche se il governo Monti l'ha inserita in via sperimentale fino al 2014, ma sappiamo bene che in questo paese le tasse sono sempre sperimentali e poi non ce le togliamo più. Non è irrisoria perché va a pesare su un bilancio familiare che irrimediabilmente in questi ultimi anni, in quest'ultimo anno in particolare, sta registrando una fase critica e quindi è una preoccupazione seria, pesante per le economie familiari. Dico anche che è vero che nei paesi dell'Occidente si pagano le tasse sulla proprietà della casa, ma è anche vero che ci sarà una ragione per cui gli italiani al 70% la possiedono e negli altri paesi comparabili con i nostri sono meno. Probabilmente c'è un rapporto. E io, il mio auspicio è che essere proprietari di una casa sia una forma di tranquillità e non una forma di qualunque tipo di ipotetico di colpevolizzazione nei confronti di chi l'ha. Oggi possedere una casa, lo diceva lei, diventa motivo di preoccupazione, non più di sicurezza per le famiglie italiane, perché i costi relativi stanno crescendo. Quindi Limitando. io credo che il problema di una pressione fiscale che non corrisponde alla percezione dei servizi che noi abbiamo sia il problema. Io credo che soprattutto in un momento in cui siamo in fase di decrescita. Allora, decrescita sommata a pressione fiscale oggettivamente in aumento significa crisi profondissima, significa che aumenterà il numero delle persone povere, perché se si mandano a casa 2.700 persone al giorno in questo paese, io devo pormi il problema di una fascia di potenziali poveri che può aumentare. E perché vengono mandate 2.700 persone a casa ogni giorno nel nostro paese, un numero che tra l'altro, secondo le stime, è destinato ad aumentare? Perché le aziende non riescono più a crescere, non riescono più a sostenere i costi che gli sono imposti. Squinzi ha detto una cosa che secondo me è molto interessante e sulla quale bisogna porre grande attenzione. Ha detto: andremo in piazza insieme, datori di lavoro, imprenditori E e operai. dipendenti operai. Cioè, la realtà delle cose accelera delle convergenze che la politica sta facendo fatica a Ha produrre. detto anche basta.